scorsa lezione abbiamo introdotto i flussi fondamentali, il flusso di tipo P, il flusso di tipo F, e il flusso di tipo A. Abbiamo introdotto la formula per passare le formule per passare da un flusso elementare ad un altro. Inoltre abbiamo introdotto la nozione di tasso di interesse effettivo annuale e la relativa formula. Bene, ricominciamo da qui per utilizzare queste nozioni per iniziare a fare qualche calcolo un po' più complesso di analisi degli investimenti. Prima cosa, introduciamo il concetto di equivalenza economica. Diremmo che due flussi di cassa sono equivalenti, due flussi di cassa sono equivalenti se producono gli stessi effetti da un punto di vista finanziario. Diremmo che due flussi di cassa sono equivalenti se producono gli stessi effetti da un punto di vista finanziario. Questo cosa significa? Che possiamo modificare la locuzione che idromizzavamo la volta scorsa nel fare i primi esercizi, passare da un flusso di cassa ad un altro, con la locuzione più corretta, calcoliamo un flusso di cassa equivalente a quello dato. In particolare abbiamo studiato la volta scorsa le formule che permettono di calcolare per ciascuno di questi flussi di cassa elementari l'equivalente in ciascuno degli altri flussi di cassa elementari. In particolare, ad esempio, possiamo calcolare l'equivalenza economica tra un flusso di cassa di tipo P e un flusso di cassa di tipo F. Abbiamo introdotto la formula F uguale P per il coefficiente F dato P, virgola I, virgola N, o P, che è lo stesso sostituendo il coefficiente con la relativa formula. Fatemi fare un ulteriore esempio su questo punto, anche per mostrare un altro esempio di interpolazione lineare, visto che la volta scorsa l'abbiamo fatto negli ultimi minuti. Così, ad esempio, se noi assegniamo un valore di F uguale a 525, P uguale 300, N uguale 9, possiamo calcolare qual è quel tasso di interesse I annuale, se N sono 9 anni appunto, che rende equivalenti due flussi di cassa di tipo F e di tipo P con questi valori, 525 e 300. Beh, potremmo utilizzare questa formula, in questo caso è semplice, fare la radice nona del rapporto F diviso P e otterremo immediatamente il tasso di interesse. Oppure, per esercizio, utilizziamo le tabelle per fare appunto un altro esempio di interpolazione lineare. Da questa relazione possiamo scrivere che il coefficiente F dato P virgola I virgola N è uguale a 525 diviso 300, che fa esattamente 1,750. Cerchiamo qual è quel tasso di interesse tale per cui il coefficiente F dato P virgola I, scusa, virgola 9, è mi ha segnato ovviamente, virgola 9 è uguale appunto a 1,750.
Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare due tassi di interesse successivi, tali per cui per uno di questi due tassi di interesse questo coefficiente è minore di questo valore e per l'altro è maggiore di quel valore. E poi faremo l'interpolazione lineare. Come ho detto la volta scorsa, seppur velocemente, a questo punto possiamo assolutamente andare a caso, scegliere una tabella casuale e poi muoverci verso su e verso giù, cercando di minimizzare le ricerche di coefficienti per arrivare al risultato. Oppure utilizziamo l'interesse semplice, semplicemente, scusate il gioco di parole, per trovare un primo valore di tentativo abbastanza vicino alla soluzione iniziale. Ovviamente questa operazione ha senso se riusciamo a fare i conti in maniera mnemonica molto velocemente, o comunque anche con la calcolatrice, ma in maniera molto veloce. Proviamoci. In questo caso 300 è la somma iniziale, 525 è la somma finale. Immaginate il prestito: 300 è la cifra prestata, 525 è la cifra restituita. Evidentemente gli interessi sono pari a la differenza, e quindi 225. Gli interessi sono per 9 anni. Se vogliamo calcolare con l'interesse semplice, guardate bene, l'interesse annuale, dobbiamo fare 225 diviso 9. Anche qui il calcolo viene semplice, viene esattamente 25. 25 all'anno. A questo punto basta calcolare il tasso di interesse annuale, cioè dividere 25 diviso 300. Anche qui ci serve un valore approssimato, il calcolo viene rapidissimo, d'accordo? 3 per 8, 24, e quindi l'8% è un buon punto iniziale da cui provare a ricercare il nostro valore nelle tabelle. Ripeto, non ho fatto altro che calcolare l'interesse, 525 meno 300, 225. Se applichiamo l'interesse semplice, questo interesse va diviso equamente dai 9 anni, quindi 225 diviso 9 è 25, da cui il tasso di interesse annuale 25 diviso 300 è un po' più dell'8%. A noi interessa il valore intero perché stiamo cercando un valore approssimato. E quindi ricerchiamo il coefficiente f dato p, 8,9, che è uguale a temperatura è realmente insostenibile, questo lo diciamo per la registrazione, per chi si occupa dell'aria condizionata. Allora dicevamo 1,999. Siamo più alti del valore ricercato, dobbiamo scendere. Questo che cosa significa? Salire o scendere con il tasso di interesse? Anche qui, come ho detto la volta scorsa, se sbagliate la direzione, poco male, ve ne accorgete subito, il prossimo valore sarà più alto invece che più basso. Però ragioniamo un attimo, questo è il coefficiente f dato p, lo dobbiamo abbassare, cioè a parità di soldi prestati dobbiamo restituire meno, il che significa tasso di interesse più basso o più alto? Più basso. Parità di soldi prestati dobbiamo restituire meno, tasso di interesse più basso. E quindi cerchiamo il coefficiente f dato p, 7, 9. 1,838, ancora non ci siamo, altra iterazione, dobbiamo scendere, f dato p, 6,9, uguale 1,689. Ci siamo, la soluzione sarà tra il 6 e il 7%. Possiamo fare l'interpolazione lineare. La formula l'abbiamo scritta la volta scorsa, la ripetiamo: y uguale y1 più x meno x con 1 diviso y2 meno y1, diviso x2
meno x con 1 che moltiplica y con 2 meno y con 1. Qual è la variabile che andiamo a interpolare, la nostra incognita, la y, cioè in questo caso il tasso di interesse i, quella che cerchiamo, la y e il tasso di interesse i. Qual è invece la variabile di interpolazione, quella nota, quella da cui stiamo partendo, in questo caso il coefficiente, quindi il coefficiente f dato p virgola i. Scegliamo uno di questi due punti come punto 1 e l'altro come punto 2, ad esempio questo come punto 1 e questo come punto 2, e ricordiamo che questo è uno dei pochi casi in cui possiamo utilizzare il tasso di interesse in notazione percentuale nei calcoli, perché vi ricordo, l'abbiamo detto la volta scorsa, se andiamo a sviluppare questa formula qui viene y meno y con 1 diviso y2 meno y con 1. E quindi i tassi di interesse sono al denominatore e numeratore di una frazione, e quindi possiamo passare dalla notazione decimale correttamente a quella percentuale, perché moltiplichiamo per 100 entrambi i termini della frazione, numeratore e denominatore. Normalmente, abbiamo detto, nella stragrande maggioranza dei casi, mai usare l'interesse in notazione percentuale nei calcoli. Sostituiamo, quindi i uguale y con 1, abbiamo detto, abbiamo preso questo come punto 1, quindi 6, più x, chi è x? La funzione di la variabile di interpolazione è il punto in cui dobbiamo appunto andare a interpolare, cioè 1,750 meno x con 1, abbiamo preso questo come punto 1, 1,689 diviso x con 2, cioè 1,838 meno 1,689, y2 meno y con 1, 7 meno 6. Facciamo i conti e viene il 6,41%, e questo è il valore che rende equivalenti quei due flussi di cassa assegnati. Domande? Dubbi? Bene. Fatto questo semplice esempio che in qualche modo recupera e ripete quello che abbiamo fatto la volta scorsa, facciamo qualche calcolo un po' più complicato di equivalenza economica. E consideriamo il seguente flusso di cassa. Zero, nuovo disegno in scala, a 6 abbiamo 300, poi 9, 10, 11, 12, 60, poi a 13 abbiamo 210, poi 15, 16, 17, 80, 80. Vogliamo calcolare l'equivalente di questo flusso di cassa, dell'intero flusso di cassa, nell'istante di tempo 0. Cioè, nient'altro che il flusso equivalente di tipo P, costituito da un'unica entrata nell'istante di tempo 0. D'accordo? Bene, come opereremo in questi calcoli di equivalenza economica? Dobbiamo scomporre il flusso di cassa elementare in una serie di
anzi dobbiamo scomporre il flusso di cassa dato, chiedo scusa, in una serie di flussi di cassa elementari. Per ciascuno dei flussi di cassa elementari utilizzeremo la relativa formula e sommeremo i risultati. Badate bene, per un calcolo di equivalenza economica abbiamo infiniti modi di procedere per arrivare alla soluzione. Tutti i modi daranno evidentemente una soluzione corretta. Mi spiego meglio. Il modo più banale in questo caso sarebbe quello di scomporre questo flusso di cassa nella somma di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 flussi di cassa elementari, ciascuno costituito da un'unica entrata. In questo caso per ciascuno di questi flussi elementari ci troveremo nelle condizioni P dato F e quindi applicheremo il coefficiente P dato F, che so, questo flusso elementare vogliamo calcolare l'equivalente all'istante di tempo 0, scriveremo P uguale F, cioè 60, per il coefficiente P dato F al tasso di interesse I, che deve essere dato nel problema, e in questo caso infatti è I uguale 12%, quindi al 12% per un periodo di quanti anni? 9. Potremmo fare questa operazione per tutti questi 9 flussi elementari, sommiamo i risultati e otteniamo sicuramente il risultato corretto. Altro modo alternativo. Possiamo fare la stessa cosa, però volta per volta, invece di calcolare l'equivalente all'istante di tempo iniziale, ad esempio, calcoliamo l'equivalente all'istante di tempo 1. Sommiamo tutti i risultati e otterremo l'equivalente di tutto il flusso di cassa all'istante di tempo 1. Dopodiché, per calcolare l'equivalente all'istante di tempo 0, possiamo utilizzare il coefficiente P dato F, 12,1, e otterremo lo stesso risultato. Altri modi alternativi, possiamo fare la stessa cosa, invece che calcolando l'equivalente a 1, ad esempio calcolando l'equivalente a 2, a 3, a 4, a 100, a 100.000, no? Sono tutti modi validi, daranno lo stesso risultato. Quando risolviamo questi problemi, nello scritto piuttosto che nei casi reali, un qualsiasi modo voi utilizziate vi dà il risultato corretto, quindi nulla questio. Ovviamente cosa cercheremo di fare? Cercheremo di utilizzare il modo che mi permette di minimizzare i calcoli, diciamo un po' più elegante da questo punto di vista. E in realtà capirete che nel minimizzare i calcoli cercheremo di utilizzare il coefficiente, in questo caso P dato A, perché questo coefficiente in un'unica volta mi permette di calcolare l'equivalente di n entrate o di n uscite. Però come dicevo, se non vi riesce questa scomposizione, poco male, alla fine farete una scomposizione un po' meno tra virgolette elegante, però il risultato sarà corretto nello stesso modo. Bene, proviamoci. Scegliamo una scomposizione che mi permette di minimizzare in qualche modo i calcoli. Beh, un primo flusso di cassa è questo, qui c'è questo 300, c'è solo lui, c'è poco da dire, e quindi un primo flusso di cassa potrebbe essere questo. Flusso di cassa A, d'accordo? Un secondo flusso di cassa invece, qui lo vediamo, ci sono 460, questo può essere trattato con il coefficiente P dato A. Quindi potrebbe essere questo, così in bianco in modo tale che non si confondono le linee, lo potremmo chiamare P. Un terzo flusso di cassa ancora una volta potrebbe essere questo, c'è un'unica entrata, eccolo qui, lo chiamiamo C. E un ultimo flusso di cassa, ancora una volta dato da questi 380, ci ritorneremo nel caso P dato A, lo chiamiamo D. Ripeto, è una delle scomposizioni, non l'unica, ma è evidente che in questo caso riusciamo a ritrovarci
come dicevo, ad utilizzare il coefficiente pi dato a. Utilizziamo questa scomposizione. Per ognuno di questi flussi elementari calcoliamo l'equivalente di tipo pi all'istante di tempo 0 e sommiamo i risultati. Bene, partiamo dal primo. Pi uguale flusso A. Beh, c'è poco da dire, qui c'è un'unica entrata e quindi il coefficiente da utilizzare, che tipo di coefficiente utilizzeremo? P dato F. E quindi scriveremo F, chi è F? Nel nostro caso 300 per il coefficiente P dato F, a che tasso di interesse? Il 12%. Come detto la volta scorsa, dire tasso di interesse del 12% significa dire tasso di interesse effettivo annuale del 12%, quindi il periodo elementare dell'anno, non c'è alcun dubbio. Quindi P dato F del 12% per quanti anni? 6. Va benissimo, leggiamo questo coefficiente. 0,50 66. Questo numero 300 per 0,50 66, quindi 150 e passa, rappresenta l'equivalente di tipo P di quel 300. Andiamo avanti. Sommiamoci adesso l'equivalente di tipo P di questo secondo flusso di cassa. Questo è un chiaro flusso di cassa di tipo A. Possiamo utilizzare il coefficiente P dato A. Quindi cosa scriveremo? A, chi è A? 60. Per il coefficiente P dato A al 12%, per quanti anni? 4 anni, è corretto. Guardate come è fatto il flusso di cassa di tipo A. N importi uguali di uguale importo. Quindi nell'applicare il coefficiente, l'unico ragionamento che dovete fare è contare quanti sono gli importi uguali. In questo caso gli importi uguali sono 1, 2, 3, 4. Quindi il coefficiente da utilizzare è P dato A, 12,4. Quant'è questo coefficiente? 3,0374. Attenzione, se moltiplichiamo 60 per 3,0374, quindi 180 e dispari, questo numero 180 è l'equivalente di questi 4 importi pari a 60 in quale istante di tempo? Non 9, 8 è corretto. Cosa mi permette di ottenere quel coefficiente? Quel coefficiente permette di ottenere l'equivalente di tutti gli A nell'istante di tempo 0 rispetto al flusso elementare, cioè nell'istante di tempo immediatamente precedente a quello in cui si trova il primo importo pari ad A. In questo caso, evidentemente, il primo importo pari ad A si trova all'istante di tempo 9. Quindi applicando quel coefficiente calcoliamo l'equivalente di questi 4 importi pari a 60 all'istante immediatamente precedente a 9, cioè a 8. Quindi è come se eliminassimo, metto una bella croce, questi 4, 60 e li sostituissimo col valore ad essi equivalente all'istante di tempo 8, che vale appunto 180 più qualcosa, circa 180. Adesso noi che cosa dobbiamo fare? Ci interessa l'equivalente di tipo P dell'intero flusso di cassa, cioè l'equivalente all'istante di tempo 0. Quindi quel numero è come se dovessimo portarlo indietro di 8 anni. Dico è come se dovessimo portarlo indietro perché in realtà anche qui è scorretto dirlo in questo modo. Dobbiamo calcolare l'equivalente di questo 180 all'istante di tempo 0. E quindi dobbiamo moltiplicare questo numero per che cosa? Per il coefficiente P dato F al 12% per quanti anni? 8. È esattamente così. Quant'è questo coefficiente? 0,4039. Sì. Ecco che abbiamo ottenuto il prodotto di questi tre numeri, mi dà l'equivalente a 0 e quindi l'equivalente di tipo di quei 4 importi. Chiaro per tutti? Andiamo avanti.
il flusso C, e come prima c'è un'unica entrata, e quindi possiamo scrivere, adesso siamo diventati bravi, quindi me lo potete dettare voi, cosa scriviamo? 210 per il coefficiente P dato F, 12,13. Leggiamo questo coefficiente. 0,2292 più, qui abbiamo ancora una volta un flusso di tipo A. Potremmo fare come prima, cioè calcolare l'equivalente a 14 istanti di tempo precedente e poi tornare indietro tra virgolette di 14 anni, oppure un metodo alternativo della stessa complessità computazionale, cioè con lo stesso numero di coefficienti, che vi faccio vedere solamente per fini didattici, perché in alcuni casi potrebbe essere conveniente usare questo metodo alternativo in questi casi. Invece di utilizzare il coefficiente P dato A, possiamo utilizzare il coefficiente F dato A. Il coefficiente F dato A mi permetterà di calcolare l'equivalente di questi 3,80 in quale punto? 17. Ricordo, il coefficiente F dato A mi fa calcolare l'equivalente del flusso A nel punto in cui si trova l'ultimo A. Quindi potremmo calcolare il coefficiente F dato A, calcolare l'equivalente a 17 e poi, tra virgolette, tornare indietro in 17 anni. La stessa cosa, sono sempre due coefficienti, quindi i due metodi sono assolutamente equivalenti dal punto di vista della complicazione di calcolo. Usiamo il secondo metodo, ripeto, solo per fini didattici, in questo caso veramente uno vale l'altro. Però è giusto averli presenti tutti e due, perché in alcuni casi potrebbe essere conveniente invece andare a riportare tutto all'istante di tempo finale. Quindi se usiamo il secondo metodo, dobbiamo aggiungerci più A, chi è A? 80, per il coefficiente F dato A, al tasso di interesse 12, per quanti anni? 17. 3. Quando usiamo i coefficienti P dato A ed F dato A, o viceversa, come ho detto prima, la cosa rilevante, unica, è contare quanti sono gli importi uguali, non ci confondiamo, d'accordo? Quanti sono gli importi uguali? 1, 2, 3. Quindi F dato A, 12,3. Quando viene questo coefficiente? 3,30. No, per la verità mi viene un'altra cosa. 3,374. Sì, potrebbe essere. Sono io che ci vedo poco. 37,4. Sì. D'accordo? E a questo punto dobbiamo moltiplicare per... Abbiamo fatto che cosa? 80 per 3, 37, fa 3 per 8, 24, 3 per 8, 24, 270, grosso modo, un po' di meno, ma insomma cambia poco. Abbiamo sostituito questi 3,80 con l'equivalente all'istante di tempo 17, quindi questo numero, 270 più o meno, è l'equivalente di quei 3,80 a 17. Dobbiamo calcolare l'equivalente all'istante di tempo 0 e quindi moltiplichiamo per P dato F, 12,17. 0,1457. Adesso si fa il calcolo, vi do io il risultato. Prima di darvi il risultato, quanto viene secondo voi questo numero, senza fare il calcolo ovviamente? Ragioniamo, come ho detto la volta scorsa, non è che io vi chiedo queste cose così per vedere, per fare un esercizio fine a se stesso. Chi fa questo lavoro deve acquisire un minimo di sensibilità a quali sono gli ordini di grandezza delle cifre in gioco. Chi tratta di tassi di interesse, denaro, la mattina alla sera, non è che può stare lì in ogni istante a usare tabelle calcolatrici. Un minimo deve avere quel tipo di sensibilità, no? Meno male, chi fa invece l'ingegnere civile e deve fare al volo un preventivo di un lavoro sa più o meno quanto costa fare un muro di 8 metri quadrati, stessa cosa qui. Ragioniamo, quanti sono i soldi complessivi? 300 più 6 per 4, 24, 540,
più 210, 750, più 3 per 8, 24, fa 990 parenti a 1000. Quindi noi abbiamo, seppur divisi negli anni, d'accordo? Restituiamo un importo pari a 1000. Ripeto, molto molto approssimato, veramente macro ordine di grandezza. Restituiamo un importo pari a 1000, il tasso di interesse è il 12%. Quanti soldi abbiamo preso a prestito, secondo me, all'istante di tempo zero? Proprio se dovesse sparare un numero, adesso non vedo neanche i risultati, vi assicuro che non l'ho visto. Come? No, 8,50 è un numero assolutamente fuori dall'ordine di grandezza cercato. Pensate, il 12% all'anno, se voi prendete 850 euro, in due anni, 12%, e 12% il 25% del valore. Di fatto con 850 il 25%, 85, 85, 170, siete arrivati a 1000. Quindi con quel tasso di interesse, se prendete a prestito 850, voi avete restituito 1000 già dopo due anni. Qua di anni ce ne sono 17, quindi siamo lontanissimi, non so se rendo l'idea. Intorno alla metà della cifra già è più vicino all'ordine di grandezza. Io avrei detto 300 euro. Avete detto 300 euro perché mi sono preso banalmente il tasso di interesse, il 12%, l'ho moltiplicato per 17, quanto fa il 12% per 17? Più o meno il 200%, d'accordo? Quindi devo cercare un numero che aumentato del 200% mi dà 1000, questo numero così è grosso modo 300, un po' di più, ma insomma mi dà l'ordine di grandezza, non so se rendo l'idea, il 100% di 300 è 300, il 200% è 600, naturalmente sto facendo un calcolo veramente spannometrico, tenendo conto che l'interesse è composto, tenendo conto che restituisco i soldi nel corso di tutti gli anni e non tutti quanti, alla fine mi avrei sparato 300. Vediamo quando viene 313. 313, d'accordo? Lo ripeto, vi faccio questi esempi non perché naturalmente dobbiamo essere dei giocolieri e farci i conti a mente, non è questo lo spirito, ma per cercare di farvi acquisire degli strumenti banali affinché in pochi secondi possiate rendervi conto di quali sono gli ordini di grandezza delle cifre in gioco, almeno come ordine di grandezza, d'accordo? Domande? Dubbi? Poi è chiaro che il calcolo preciso si fa con gli strumenti adatti. Domande? Bene, facciamo un altro esempio. Tassi di interesse non costanti nel tempo. Abbiamo questo diagramma di flussi di cassa. 0, 1, 200. Poi abbiamo 2, niente. Abbiamo 3, 100. 4, 100. 5, 100. E abbiamo finito. La parte finale non ci interessa. Vogliamo calcolare le equivalenti all'istante di tempo 0, come prima, cioè l'equivalente di tipo P. Quello che cambia è il tasso di interesse. Questa volta non è un tasso di interesse costante nel tempo, ma è un tasso di interesse che varia nel corso dei 5 anni, come avviene nella realtà. Nei primi due anni il tasso di interesse è del 12% composto trimestralmente. Vi ricordo, l'ho detto la volta scorsa,
che se dico solo 12% composto trimestralmente, sto sottointendendo che si tratta di un tasso per cento del 12%, tasso interesse del 12% nominale annuo composto trimestralmente. Quindi la parola composto trimestralmente mi autorizza, seppur in maniera non corretta formalmente, a non specificare che si tratta di un tasso di interesse nominale annuo composto trimestralmente. Il che significa un tasso di interesse reale di quanto? Non effettivo, è un tasso di interesse reale di quanto? L'abbiamo scritto in quella formula, vi ricordate? È I uguale R su M, questo termine qua. Cioè abbiamo un tasso di interesse reale del 3% trimestrale. In questo caso il tasso di interesse del 3% trimestrale, questo è il tasso di interesse reale. Bene, poi nel terzo anno abbiamo un tasso di interesse del 7% annuale. Non specifico nulla e quindi si tratta di un tasso di interesse reale del 7% all'anno, o se volete effettivo annuale del 7%. Gli altri due anni invece abbiamo un tasso di interesse del 10% annuale, stessa cosa di prima. Come si ragiona come prima? Dividiamo questo flusso di cassa in una serie di flussi di cassa elementari con le stesse regole. E qui abbiamo sicuramente un flusso di cassa che è questo qui, lo chiamiamo A. Possiamo poi prendere questi 300 in un unico flusso di cassa elementare? No. Perché non li possiamo prendere? Sono tassi diversi. Ricordiamoci che affinché si possa usare il coefficiente P dato A o F dato A, ci devono essere n importi uguali e in tutto il periodo compreso tra l'istante immediatamente precedente a quello in cui c'è il primo importo e l'istante finale deve essere costante il tasso di interesse. Qui non è così, perché abbiamo sì tre importi uguali, ma in tutto il periodo compreso tra 2 e 5 il tasso di interesse non è costante. Motivo per cui dobbiamo prendere obbligatoriamente un secondo flusso, che è questo, B, e a questo punto sì che possiamo prendere questi 200 come unico flusso elementare, perché in questo caso il tasso di interesse compreso tra 3 e 5, istante precedente e istante finale, è costante di uguale al 10%. Quindi il terzo flusso di cassa che prendiamo è questo qui, C. D'accordo? Attenzione a questi esempi che sono molto semplici, si sbaglia facilmente. Magari ci si distrae, si prendono tutti questi 300 in un unico flusso di cassa, si utilizza il coefficiente P dato A, 100,3, e chiaramente si fa un errore, pure grave, d'accordo? Bene, scriviamo P uguale. Allora, tipicamente in questi casi si preferisce partire dal fondo e andare verso l'inizio, per i motivi che capiremo da breve. Partiamo dal fondo, l'ultimo flusso è questo qua, abbiamo due importi uguali. Quindi cosa scriveremo? P uguale a che cosa? Ad A per 100 per il coefficiente P dato A, a che tasso di interesse? Per quanti anni? 2. Leggiamo qui il coefficiente. Dove siamo arrivati? Qui. Quindi questo numero, che è 173, rappresenta l'equivalente di quei 200 qui. Perché si preferisce andare all'indietro? Ricordiamoci che flussi che si trovano nello stesso istante si sommano algebricamente. Quindi piuttosto che rifare n volte la stessa operazione, aggiungiamo 100, perché si trova nello stesso istante di tempo in cui abbiamo calcolato l'equivalente di questi 200, che era pari a 173.
Quindi questo numero, metto un'altra parentesi, tutto questo numero rappresenta l'equivalente di tutti questi tre in questo istante di tempo. D'accordo? Quindi è come se eliminassimo anche questo e qui siamo arrivati più o meno a 273. E adesso dobbiamo andare all'indietro. Di quanti anni possiamo andare all'indietro? Non di 3, perché non possiamo applicare il coefficiente P dato F, 3. Stesso motivo di prima, i tassi di interesse sono diversi. I flussi P ed F invece abbiamo calcolato i coefficienti con tasso di interesse costante. Quindi l'unica cosa che possiamo fare è andare indietro di un anno. Cioè calcolare l'equivalente di questo 273 qui, d'accordo? All'istante di tempo 3. Moltiplicando questo numero per quale coefficiente? P dato F a che tasso di interesse? 7 per quanti anni? 1. E siamo arrivati qui a 2. Adesso potremmo andare indietro di 2 anni perché il tasso di interesse è unico, oppure utilizzando lo stesso metodo andiamo indietro di un solo anno, sommiamo il 200 e torniamo indietro dell'ultimo anno. Facciamo in questo modo: torniamo indietro di un anno, quindi siamo arrivati qui, andiamo indietro di un altro anno e arriviamo qui. Questo significa moltiplicare per quale coefficiente? P dato F a quale tasso di interesse? Non si può mai usare il tasso di interesse nominale nei coefficienti, ricordiamocelo, per nessuna ragione, senza eccezioni. Abbiamo due metodi alternativi: o calcoliamo il tasso di interesse effettivo, questo, e andiamo indietro di un anno, quindi utilizziamo la formula P dato F, quello che viene da qui, 1. Però così facendo ci troveremo sicuramente un tasso di interesse decimale, e quindi se volessimo utilizzare le tabelle dovremmo fare un'interpolazione lineare, oppure metodo equivalente, più rapido, se utilizziamo le tabelle prendiamo come periodo di riferimento elementare il trimestre e abbiamo già invece un tasso del trimestre che è intero, quindi si può leggere il coefficiente dalle tabelle. Utilizziamo questo metodo e quindi andiamo a leggere il coefficiente P dato F 3 per un anno, cioè per quanti trimestri? 4. D'accordo? Sta seguendo anche in fondo? È chiaro quello che stiamo facendo? 0,88, 85. Siamo arrivati all'istante di tempo 1 e quindi possiamo sommare 200. Ci mettiamo una bella parentesi ulteriore e possiamo andare indietro dell'ultimo anno e quindi moltiplicare per il coefficiente lo stesso di prima, P dato F, 3,4, 0,8885. Si fanno i conti, quanto viene secondo voi grosso modo? Dovesse sparare un numero, vediamo chi è che ha cominciato ad acquisire. Che numero direste? Prego, forza su, non siate timorosi. 100. Un po' più di 300 è una buona approssimazione. Io avrei detto 350. Qua i tassi di interesse variano, però vedete il 12, il 7 e il 10. Il 10 per 2 anni, il 12 per 2 anni, il 7 per un anno, diciamo mediamente il 10. Poi vedremo che cosa significa tasso di interesse medio. In realtà non è corretto fare la media aritmetica, ma diciamo parenti al 10 all'anno, no? Se volessimo in qualche modo mediare su questi tassi di interesse. 10 per 5 anni fa 50%. Quanti sono i soldi complessivi? 500. Cerchiamo un numero che aumentato del 50% mi dà 500.
un numero è 350, no? 350, il 50% è 175, viene 525. Chiaro che qui dobbiamo veramente cercare un ordine di grandezza, sono numeri, più si sbaglia quanto più grande il tasso di interesse, quanto più sono gli anni, quanto più sono divise queste cifre, chiaro il concetto? Se andiamo a vedere la cifra viene 380, vedete che queste approssimazioni poi, tutto sommato, hanno una loro ragionevolezza. D'accordo? Domande? Dubbi? Benissimo, andiamo avanti. Prima di fare esercizi presi dai compiti, gli esoniti degli anni scorsi, ci manca solo, prima di fare i primi esercizi, ci manca solo una nozione che daremo nella lezione di oggi: obbligazioni e mutui. Le obbligazioni e i mutui sono dei flussi di cassa del tutto simili a quelli che abbiamo visto sinora. Li introduciamo perché sono dei flussi che si utilizzano spesso nelle operazioni di natura finanziaria e purtroppo abbiamo la necessità di acquisire, non per generare confusione, sia chiaro, ma purtroppo è così, dobbiamo acquisire un altro po' di nomenclatura riguardo a questi flussi di cassa specifici. Mi rendo conto che si potrebbe generare un po' di confusione, ma dobbiamo capire di che cosa parliamo. In particolare l'obbligazione è uno strumento finanziario che esprime le condizioni alle quali viene prestato il denaro. Uno strumento finanziario che esprime le condizioni alle quali viene prestato il denaro. E in particolare siamo in presenza di una transazione finanziaria tra due soggetti. Un soggetto che riceve il prestito, che si chiama soggetto emettitore, o soggetto che emette l'obbligazione, e un soggetto che invece concede il prestito, che è il soggetto investitore. Quindi c'è un soggetto che riceve il prestito, che emette l'obbligazione, soggetto emettitore, e il soggetto invece che concede il prestito, che investe nell'obbligazione, è il soggetto investitore. L'obbligazione rappresenta il diagramma di flussi di cassa attraverso il quale l'emettitore si impegna a restituire il prestito all'investitore. L'obbligazione rappresenta il diagramma dei flussi di cassa attraverso il quale l'emettitore si impegna a restituire il prestito all'investitore. Quindi non è altro che un prestito, prestito restituzione del denaro, niente di diverso dai flussi che stiamo vedendo sinora. D'accordo? Poi capiremo un po' meglio chi emette le obbligazioni, perché, però adesso soffermiamoci appunto sulla nomenclatura che caratterizza le obbligazioni. Ci sono diversi schemi attraverso il quale si può restituire il prestito, tutto alla fine, a rate costanti. Quindi, vediamo, così capiamo anche quali sono i termini, un primo schema di obbligazione, che poi di fatto è forse la più diffusa. L'obbligazione a tasso fisso, e a rata di restituzione fissa. Il soggetto che emette l'obbligazione si impegna a restituire una cifra di denaro
prefissata che si chiama valore nominale dell'obbligazione, quindi il soggetto che emette l'obbligazione si impegna a restituire una cifra prefissata fissa che si chiama valore nominale dell'obbligazione in un istante prefissato alla fine della vita utile o durata dell'obbligazione. Cioè, il soggetto che emette l'obbligazione si impegna a restituire all'istante di tempo finale, alla fine della vita utile, chiamiamolo N, una cifra prefissata. Qui disegno il diagramma di flussi di cassa dell'investitore, cioè di chi concede il prestito. Quindi all'istante di tempo N questo soggetto che investe si aspetta di ricevere una cifra pari alla vita utile dell'obbligazione. Si chiama così. Oltre a questo, il soggetto che emette l'obbligazione si impegna a pagare degli interessi che si chiamano cedole ecco perché dobbiamo imparare appunto la terminologia quindi il soggetto si impegna a pagare degli interessi che si chiamano cedole calcolati con un tasso fisso e il tasso di interesse si chiama rendimento nominale dell'obbligazione, a non confondere con il tasso di interesse annuale nominale, non c'entra niente, d'accordo? I nomi sono simili però, hanno un significato diverso, quindi con un tasso di interesse che chiameremo rendimento nominale, calcolato sul valore nominale dell'obbligazione. Uno, due, N, cedola, cedola, cedola. Cerchiamo di fare un esempio così capiamo un po' meglio. Ad esempio, un'obbligazione dal valore nominale di, esempio, 1.000 euro, vita utile durata 7 anni, rendimento nominale del 6%, con cedola semestrale, qui anche un modo diverso di chiamare il tasso di interesse, dire rendimento nominale del 6% con cedola semestrale, si sottintende che quello è un tasso di interesse nominale annuo questa volta, composto semestralmente. E quindi il tasso reale, IR diviso M, in questo caso a quanto sarà uguale? 6% nominale annuo composto semestralmente, quindi del 6% con cedola semestrale significa un tasso di interesse del 3% al semestre. D'accordo? Bene, cosa significa? Significa questo: chi emette l'obbligazione si impegna a restituire questi soldi. La cedola è semestrale, 7 anni, 14 semestri, quindi qui ci mettiamo 14. Alla fine del 14° semestre si impegna a restituire il valore nominale, 1.000 euro, ed inoltre una cedola fissa del 3% sul valore nominale. Quant'è il 3% di 1.000? 30. 3% di 1.000 è 30, quindi a partire dalla fine del primo semestre sarà restituito 30, d'accordo? Bene,
questo è l'obbligazione, cioè chi emette l'obbligazione si impegna, cioè promette, promette perché non è detto che poi mantenga quella promessa, come vedremo, si impegna a restituire questi soldi fissi, non, va, non cambiano più. Per i prossimi 14 anni, 7 anni, 14 semestri, chi acquista l'obbligazione, chi investe nell'obbligazione acquista questa promessa di avere restituiti questi soldi in questi istanti di tempo. Dopodiché il soggetto che emette l'obbligazione vende questa promessa. Vedremo dopo la pausa poi chi è il soggetto che l'emette, come e perché. Questa promessa viene venduta a tutti gli effetti all'asta, cioè chi la paga di più acquista questa promessa. Che significa? Che versa una cifra P al soggetto che emette l'obbligazione. Quindi a tutti gli effetti presta questo denaro al soggetto che emette l'obbligazione e questo soggetto promette di restituire queste cifre indipendentemente da questo valore pagato. Questo valore pagato si chiama prezzo di mercato. D'accordo? Quindi questo soggetto emette questa obbligazione, cioè dice: io prometto di restituire questi soldi. Chi si vuole comprare questa promessa? Si va all'asta, vedremo poi dove, in quale posto fisico, chi offre di più compra questa promessa, perché naturalmente il soggetto che l'emette ha interesse a farsi prestare a parità di promessa la più alta cifra possibile e la paga a un prezzo di mercato. Il tasso di interesse calcolato su questo prezzo di mercato si chiama rendimento effettivo dell'obbligazione o anche rendimento corrente o anche di mercato, se volete, ci sono tre modi di chiamarlo, dell'obbligazione, cioè l'interesse che si ottiene su questo prestito P, quello pagato a chi si aggiudica l'obbligazione, d'accordo? Tenendo conto che i soldi restituiti sono sempre quelli, si chiama interesse o rendimento corrente dell'obbligazione. Cerchiamo di capire. Se per caso, poi vedremo perché una persona dovrebbe pagare più, o un investitore dovrebbe pagare un prezzo più o meno alto per quella promessa. Se per caso chi offre di più offre proprio 1000 euro, avremo che il rendimento corretto, il prezzo di mercato sarebbe proprio uguale al valore nominale, 1000 euro. Questo cosa significa? Che chi acquista l'obbligazione paga 1000 euro, vedrà restituiti 1000 euro, più un interesse di 30% ogni semestre. Che interesse avrà avuto sul suo prestito? Qua non c'è bisogno di fare nessun calcolo particolare, immediatamente potremmo dire che l'interesse è del 3% ogni semestre, cioè avrà ottenuto un rendimento corrente uguale al rendimento nominale. Se il prezzo di mercato è uguale al valore nominale, il rendimento corrente, il rendimento di mercato, sarà uguale al rendimento nominale. Questo è chiaro? Bene, se invece chi offre di più e si aggiudica l'obbligazione offrisse un prezzo più alto di 1000 euro, 1050, quindi un prezzo più alto di 1000 euro, il prezzo di mercato sarebbe più alto di 1000 euro. Questo significa che questo soggetto che acquisirebbe l'obbligazione ad un prezzo di 1050 euro, dopo la pausa che abbiamo, perché dovrebbe farlo, avrebbe restituiti che cosa? 1000 euro più 30 ogni semestre. Faremo subito il calcolo di qual è il rendimento corrente, ma intanto cosa possiamo anticipare? Sarà più alto o più basso del 3%? Più basso, no? Più basso.
paghi 1050 euro e ottieni 1000 euro più il 3% di 1000 euro, quindi sicuramente quando faremo il calcolo sui tuoi 1050 euro otterremo un tasso di interesse e rendimento corrente più basso del rendimento nominale, d'accordo? Viceversa, se chi acquista l'obbligazione offrendo il prezzo più alto offre un prezzo più basso di rendimento del valore nominale, per esempio 900 euro, quindi il prezzo tende a scendere rispetto al valore nominale, questa persona presta 900 euro al soggetto emettitore e si vede restituiti 1000 euro più 30 30 30 30, complessivamente avrà ottenuto un rendimento più alto o più basso, 3% al semestre, più alto, d'accordo? Quindi se il prezzo scende sotto il valore nominale, il rendimento corrente sale oltre il rendimento nominale, d'accordo? Non ci sono dubbi, quindi vanno in direzione opposta. Facciamo proprio quest'ultimo esempio, supponiamo che il prezzo pagato sia 900 euro, calcoliamo il rendimento corrente. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ancora una volta calcolare qual è quel tasso di interesse concesso a questo prestito, cioè qual è quel tasso di interesse che rende equivalenti tutte le entrate all'uscita, che è unica, di 900 euro, d'accordo? Dobbiamo quindi stabilire qual è un punto nel quale calcolare l'equivalente delle entrate all'uscita. Guardate, quando si fa questo calcolo, ne faremo molti, cioè determinare qual è il punto che rende equivalenti le entrate alle uscite, il tasso di interesse che rende equivalenti le entrate alle uscite, il punto in cui si fa il calcolo è irrilevante. Perché è irrilevante? Se noi determiniamo un tasso di interesse che rende equivalenti le entrate alle uscite e facciamo questa operazione in un qualsiasi punto, per esempio nel punto zero, per quel tasso di interesse l'intero flusso di cassa, entrate e uscite, considerando anche i segni, vi ricordo, positivi e negativi, a cosa sarà equivalente? Cioè se noi stabiliamo un tasso di interesse, I, incognito, per il quale nell'istante di tempo zero tutte le entrate sono equivalenti a P, e quindi avremo equivalenza di entrate ed uscite. Quando andiamo a vedere l'intero flusso di cassa, entrate e uscite, istante di tempo zero, quanto vale? Zero. Si sommano entrate e uscite, quindi varrebbe zero. Se il flusso di cassa vale zero, qualsiasi sia il tasso di interesse, se portiamo zero avanti di 1, 2, 100 anni, quanto otteniamo? Sempre zero. Quindi se un flusso di cassa è equivalente a zero in un punto qualsiasi, sarà equivalente a zero in qualsiasi altro punto. Questo per dire che quando andiamo a determinare un tasso di interesse per il quale le entrate sono equivalenti alle uscite, possiamo scegliere un punto qualsiasi come punto in cui andare a fare il calcolo. E la nostra scelta sarà solo guidata da cercare di semplificarci in altro. Chiaro il concetto? Questo è importante. Noi ci viene naturale farlo a zero, e lo faremo a zero in questo caso è la scelta corretta, però non sempre sarà la scelta corretta, lo vedremo. In alcuni casi potremo fare il calcolo, che ne so, all'istante di tempo 5, non cambia nulla. Facciamo il calcolo all'istante di tempo 0, che significa cercare quel tasso di interesse che rende equivalenti le entrate e le uscite? Le uscite chi sono? P, che sono uguali a 900. Devono essere equivalenti alle entrate. Come si fa a fare l'equivalente di tutte le entrate all'istante di tempo zero? Dobbiamo scomporre queste entrate in una serie di flussi elementari. Come abbiamo fatto prima, applicare le solite formule. Quanti flussi elementari vedete qui? Due. Uno, questo qui, flusso A, d'accordo? E l'altro, come sempre, finora, questo qui, solo col 1000 in flusso B. Qua è tutto pulito, non ci sono problemi, no? Quindi possiamo banalmente applicare le formule e scrivere per il flusso A
applicare la formula P dato A, cioè è uguale ad A, che è A, 30, per quale coefficiente P dato A, a quale tasso di interesse, non lasciamoci ingannare, non c'entra niente il rendimento nominale, qui cerchiamo qual è quel tasso di interesse che rende le entrate equivalenti alle uscite, quindi il tasso di interesse è la nostra incognita, cerchiamo proprio questo. Ovviamente qui stiamo trovando un tasso di interesse semestrale, visto che il periodo elementare è il semestre. Per quanti semestri? 14 più secondo flusso di cassa, F, 1000, per P dato F, al tasso di interesse I, per quanti semestri? 14. D'accordo? Cerchiamo sulle tabelle due valori per i quali questo secondo membro sia una volta più alto di 900, una volta più basso di 900. Anche qui potremmo partire a caso, oppure utilizzando l'interesse semplice, oppure in questo caso non c'è neanche bisogno di utilizzare l'interesse semplice, perché abbiamo già un buon punto di partenza. Qual è? I uguale 3%. Per I uguale il 3%, qual è il valore del secondo membro? Abbiamo detto prima, quando il tasso di interesse è uguale al rendimento nominale, il 3%, il prezzo di mercato sarà uguale al valore nominale, 1000. Quindi per I uguale 3%, già sappiamo che tutto questo secondo membro, cioè P, sarà uguale a 1000. Non c'è bisogno di fare calcolo, già lo sappiamo. Una piccolissima parentesi, questo se no poi mi sfugge di mente, anticipo una cosa che dirò la volta prossima quando incominceremo a risolvere esercizi presi dai vecchi compiti ed esoneri dati negli anni scorsi. Voi potete anche, vi può anche non venire in mente questo fatto, va benissimo, però dopo un po' di calcoli vi accorgerete che dovete fare proprio il calcolo al 3%. Che adesso lo vedremo, il 900 si trova tra il 3 e il 4%, quindi il calcolo al 3% lo dovete fare. Vi fate i calcoli con le tabelle e vi viene 1050 euro, perché avete sbagliato i calcoli, e voi vi scrivete 1050 euro. Attenzione, in questo caso io non considererò questo errore come errore di calcolo. L'errore di calcolo ovviamente può capitare e viene sanzionato nei compiti in modo comunque marginale rispetto a errori invece teorici, e in questo caso io sanzionerò l'errore come errore teorico, perché non vi siete accorti che la teoria ci insegna che per il valore nominale il prezzo, e questo il prezzo di mercato a tutti gli effetti, deve essere uguale al per il rendimento nominale il prezzo deve essere uguale al valore nominale, e quindi lo considero come errore teorico, avete una penalizzazione maggiore. Questo per dire che se vi capita una cosa del genere, cioè sbagliate i calcoli e vi accorgete che il risultato dato non ha senso dal punto di vista economico, provate a correggere i calcoli. Non riuscite a correggere i calcoli perché non avete tempo, piuttosto che vi siete sbagliati nel ricordare una formula, vi prego di segnalarvi la circostanza nel compito, cioè vi scrivete come volete in maniera esplicita il risultato di 1000. Non ha senso di 1050, non ha senso dal punto di vista economico, perché deve venire uguale al valore di mercato. Quindi ci deve essere un errore di calcolo che non sono riuscito a trovare. D'accordo? Ve lo scrivete in maniera esplicita e continuate a svolgere l'esercizio, perché poi il tempo, soprattutto quando fate lo scritto, è ovviamente un elemento fondamentale. D'accordo? Io prendo nota di questo fatto e ritornerò a sanzionare quell'errore come errore. D'accordo? Chiaro? Benissimo, ritorniamo al nostro esercizio. Dicevo, al 3% deve venire proprio 1000. Devo scendere come prezzo di mercato. Cosa abbiamo detto? Per far scendere il prezzo di mercato, il rendimento deve salire, vanno in direzione opposta, e quindi provo per I uguale 4%. Adesso vedo il risultato, così ci fermiamo per la pausa. Mi calcolo 30 per P dato A al 4%,14 più 1000 per P dato F al 4%,14 e viene fuori che P
è uguale a 894. D'accordo? Ho già finito. Interpolazione lineare, lo scrivo qua sotto, e viene fuori che la mia incognita i, prendo questo come punto 1 e questo come punto 2, è uguale a i con 1, il 3%, più funzione interpolante che è il prezzo P, 900, meno il valore di questa variabile nel punto 1, 1000, diviso 894 meno 1000, che moltiplica 4 meno 3. E questo numero fa 3,94, e questo è il tasso di interesse semestrale. Se voglio calcolare i rendimenti correnti delle obbligazioni, sono sempre espressi su base annua, il rendimento annuo effettivo devo applicare questa formula. E quindi I effettivo è uguale a 1 più R su M. Chi è R su M? Il 3,94, quindi 0,0394 elevato al numero di semestri, 2, meno 1. E quindi è uguale a 0,409, leggo male, mi pare 0,9 su base annua, 8,09% all'anno, d'accordo? Questo è già il risultato espresso in notazione percentuale. Ci sono domande? Ok. Possiamo fermarci.